canzone bolognese. Luca Carboni. Una che cita Bologna? Bologna è una regola. Una bella? Per fa cagare quella. Perché fa cagare? Cremonini, 50 specie. Ecco. Vogliamo iniziare cantando quella? Dopo la sigla, rientriamo dopo la sigla. Ok, va bene. Dopo la sigla cantiamo Cesare Cremonini. Ma è suo? No, è di Luna Pop. Sony Luna Pop. Ah, ok, ecco. Okay, che è la band di Cremonini. Che è la band. Ah, davvero? Cosa? Lo sapevo. Ma fai mese sei. Sì. Veramente. Ma sul serio? Non mi ricordavo. C'è sempre questa cosa qua, non mi ricordo mai. Quando avrai i capelli viola. Space Valley. Scialotto. Ma quanto è bello andare in giro per con i colli bolognesi, se non è spa special che toglie i problemi. La scuola, mamma mia, nonna, nonna. Cazzo, queste non sono le parole. Il bolognese parte su tutti belli carichi. Anche perché di solito passo questa canzone parte delle discoteche. Tutti parti, sì. Cominciano a saltare. Fuori città. Fuori quando l'ho fatta al concerto a Bologna, io ero impazzito, la cantavo tipo allo stadio, con la mano tipo indicando le persone. Forse l'avete già intuito, in questo salotto parliamo di Bologna! Bologna! Ma perché è nato questo salotto? Perché noi siamo di Bologna. No, non è nato per questo. Beh, oddio, penso sia un buon motivo comunque. Ok, ma perché? Perché ci arriva una moltitudine di mail. Devastante. Mail. Cioè, siamo invasi. Alla nostra mail, quella commerciale. Vero. Dove si dovrebbe parlare solo di soldi e invece no? Di voi che ci chiedete cosa venire a fare a Bologna, esatto. Dove andare a no, mangiare. No, ma quello è quando ti va bene, di solito è anche sì, devi fargli io e una mia amica veniamo a Bologna. Ho una laurea di una in giro. Io sono in Piazza Maggiore, esatto. Spero di incontrarti. E io sono a casa e nudo. Tipo, mi sa che ho oggi sto aspettando, oggi. Sì, aspetta. Perché poi ci arrivano anche su Instagram, non è su Instagram. Cioè, anzi, Instagram forse ancora più che le mail. Guarda, differenze. Guarda, ciò. Ah, è vero, cavolo. Non abbiamo fatto differenze, fermi. Scusa, Fermi, non si può iniziare senza riverenze. Con una bella zeta bolognese, ok. Però. Riverenze. Attenzione. Mo' social. Vedi, io oggi ho questo ragazzo qua che mi ha scritto: domani vengo a Bologna e spero di incontrarti, ti stimo tanto. Vabbè, ma questo è soft. Beh, spera di incontrarti. No, è vero, questo è soft, questo, però vabbè. Di solito ti chiedono di fare il giretto in centro. A me esatto. È successo una volta una cosa molto imbarazzante, perché la classica domanda che ci fanno sempre: dove posso andare a mangiare dei tortellini? Me l'hanno fatta dal vivo in un posto. Cioè ho incontrato dei turisti e mi hanno detto: dove posso andare a mangiare i tortellini? E io, ragazzi, non lo è so. È spiazzante. Perché noi di Bologna stiamo a casa, non è che andiamo fuori. Cioè, hotel. Tortellini... Dove posso dormire in hotel economicamente? Ma che c***o! Ne so, c'ho una casa. No, ma per i posti a mangiare ci può anche stare. Però oggi siamo qua per rispondere alle vostre domande. Noi siamo qui per parlare della nostra città, così facciamo una sorta di guida con i nostri consigli personali. Prima domanda. Sì, però scusa un attimo, noi siamo nel 2019. No. Cioè, esiste TripAdvisor. Esiste TripAdvisor, vai lì. Ma non è affidabile quanto noi. Ma noi non siamo affidabili, secondo me. Ma noi siamo affidabilissimi. Ma io non so niente, ma vi sapete qualcosa di Bologna? Circa, dai. Secondo me l'ho visto una volta solo con quelle mappe 3D dove vai in giro. Google Earth, Street View. C'era una volta, c'era un videogioco, un progetto secondo me di qualche di qualche casa di sviluppo del Medioevo. Esatto, se tu vai in centro c'è un posto con la realtà virtuale che ti fa girare nella Bologna rinascimentale. Del Medioevo. Ma forse è lo stesso. Però io giocai una versione forse alfa, perché era terrificante. Non c'era niente. Cioè, tu entravi in questa Bologna uguale ad adesso. Non è che avevo questi budget. Ma perché è forse il bello di Bologna. Ok, ma non cambiamo veramente niente. Ma magari era realistico, perché nel Medioevo giustamente c'era di meno. Ma partiamo da una domanda generale: voi Bologna come la vivete? È una città che vi piace, che non vi piace? Come stiamo noi bolognesi a Bologna, visto che è raro trovare bolognesi a Bologna, perché siamo molti universitari, gente da tutta Italia, tutto il mondo. Io l'amo Bologna. Noi siamo tutti bolognesi. Io su Bologna sono sempre stato combattuto, perché sono cresciuto pensando che un giorno sarei andato sicuramente a vivere fuori, a vivere probabilmente a Milano, perché me la sono sentita sempre molto limitante, non tanto per le possibilità, perché ero piccolo, ma anche soltanto per dire: voglio andare in un negozio di fumetti con le action figures fighe. A Bologna non c'è. Ma perché tu sei uno ganzo, capito? Adesso crescendo sta iniziando a piacermi, perché viaggiando, magari andando a Milano, in altre città, vedo che sono molto più caotiche e frustranti di Bologna. E Bologna è tranquillissima, e quindi sto iniziando ad apprezzare quello. Sì. Ma a livello di possibilità, anche soltanto proprio commerciali, cioè, se non ci fosse Amazon, saremmo fottuti a Bologna. Beh, no, dai. A me Bologna piace
proprio per quello invece, perché è anticommerciale, o meglio, ha tenuto una sua essenza popolare, una sua essenza sporca e allo stesso tempo ordinata, è caos e ordine. Cioè, secondo me, se tu sei vecchio dentro come me, te la vivi da dire. È molto a misura d'uomo e quindi sì, ci è che si sta bene. Poi sono posti storici, ci sono le botteghine di una volta. Eh no, invece spesso tutte le botteghine ormai sono morte, sono quasi tutte defunte, molto poco. Sapete che a Bologna abbiamo il laboratorio fotografico più antico al mondo? Ah sì? Che non funziona più. Ci sono tante cose. No, funziona. Anche soltanto pensare, quando sei piccolo, che non sai che lavoro andrai a fare, è difficile immaginarselo a Bologna, perché tutte le sedi di qualsiasi cosa sono da altre parti. Ma perché tu sei ganso. Ma sarà quello? No, sei ganso. Sei ganso. Cioè, rispetto a Milano, per me Bologna è qui, Milano è qui. Cioè, proprio non c'è nessun a livello estetico? Ma a livello di tutto. Di tutto? Ma sì, ragazzi, cioè, c'è un'umanità qua a Bologna bellissima. Cioè, là sono tutti spocchio. Adesso generalizzo, però... infatti non è vero. Sono anche tanti bolognesi belli. Sì, anche bolognesi sono però belli. Non è del tutto vero, perché comunque l'ambiente fa molto. E secondo me qua, se nasci respirando un certo tipo di vita, un certo tipo di realtà, respiri l'integrazione tra la gente, respiri l'incontro, lo scontro, è comunque diverso da una capitale dell'economia dove tutto capitalismo, tutti i palazzi belli e poca essenza, poca tradizione. È che qua questo il è un tipico... dissing a Milano e me ne prendo infatti, la responsabilità. Me ne prendo la responsabilità. Quindi, io odio Milano, odio Milano. Però Milano in realtà è super integrante, nel senso che c'è di tutto dentro. Magari poi so solo che la cosa che mi affascina molto è che te la vivi proprio come casa Bologna, nel senso che tu esci da casa tua, ok? È casa nostra però, No, ok, però casa non nostra, è solo però per aspetta, noi, fammi non dire. È solo per noi. Tu esci da casa tua e io so che ho sempre la San Luca che io da tutte le parti di Bologna la vedo. Già quello ma non tu so la perché. Vedi, io non vedo niente, vedo anche i palazzoni con... Ma però se tu ti giri Bologna la vedi, ma la vedi là sopra, che sta lì. Diciamo che è bello tornare da un viaggio in autostrada a vedere le e vedere la torre dell'Unipol in lontananza. No, io mi sento a casa quando vedo la torre dell'Unipol, cioè, è una cosa che mi spiega di più. Lato sall'altro c'è la torre dell'Unipol. Però quando vado via mi manca un sacco anche Bologna, proprio tanto. Quando torno sono felice, non so voi. Sei felice? Sono felice di essere a Bologna quando torno. Per andarti a fare un tagliere di salumi e formaggi. No, non lo so. Ma poi se ci fai caso, il tipico bolognese non si estingue mai, cioè secondo me è un po' come Gardaland, che ci sono sempre gli stessi robot nelle attrazioni. Cioè ci sono dei tipici bolognesi che sono sempre lì agli angolini con sempre il solito dialetto, le solite tre frasi. Salutiamo la controlla. Salutiamo anche sono messo male. Ma Bologna ragazzi è un paesone Bologna. Sì, è una città paese, secondo Bologna me. È Los Angeles alla fine. È arrivato là. C'è anche una libertà simile. Beh, è vero, però Bologna è Los Angeles. Guarda, cazzo, in un'ora siamo. Allora, ai polli. No, a me manca una cosa però di Bologna. Il mare ce l'hai. Che cosa ti manca? La vista montagna innevata che si vede all'incirca in tangenziale quando c'è bel tempo. Però non è tipo come Seattle, no? Che hai proprio le montagne. Io le voglio. Secondo me è arrivato l'alto ganso. Io la voglio a Bologna. Ma per guardarle, non è che sei uno scarpinatore. Ma uno che guarda no, e dice vabbè, wow. Ho capito, voglio vederle per serenità personale. Come tu magari vorresti il mare. Io voglio il mare. No, beh, per dire. Io vorrei la fibra iperveloce. Ecco, quella manca. Quella è un problema. Comunque, stiamo perdendo un po' il filo del discorso. Andiamo a ficcarci un po' nelle domande, quelle che ci fanno di solito. Questo video potrebbe chiamarsi una roba tipo cosa visitare a Bologna. Spieghiamo tipo a Bologna il centro almeno è fatto tipo una ruota a sfera, ovvero tu vai in mezzo e poi segui i raggi e vai ovunque, perché è, tipo è difficile e poi ci sono le due torri, è difficile perdersi. Esatto, quindi voi andate in mezzo e poi avete andato. Io comunque sconsiglio le solite cose che va a vedere la gente, che sono l'angolo in cui si vede il pene del Nettuno, basta, mettiamoci una croce. Ma sono cose che quella, devi vedere, cioè, ma mettiamoci una croce sopra. Ma no, ma devi vederlo una volta. Poi seconda cosa, il canaletto, quello che tutti dicono. Quello è un canaletto, è un canaletto come gli altri, quella è la Venezia, la Venezia. Però Bologna, la piazza più bella del mondo, sì. Bravo, qual è? Piazza delle Sette Chiese, ovvero Piazza quella Santo è bella Stefano. Molto, quella è quella la piazza più bella del anzi, mondo. Anzi, andate a fare aperitivo lì. Però se siete delle donne non andate tipo di macchina. Ci sono delle piazze bellissime. Cioè, tipo Piazza Maggiore per me è una delle piazze più belle d'Italia. È molto bella. È una delle piazze più belle d'Italia. Non troppo particolare. A me quello che turba in Piazza Maggiore è che c'è sempre quella chiesa che è fatta a metà, che non va. È vero. È bella per quello. Molto bella per quella. Sta parlando di San Petronio, che fondamentalmente è rimasta a metà della costruzione perché doveva in origine essere una chiesa ancora più grande di San Pietro a Roma e quindi il papato l'ha fatta interrompere perché sennò sarebbe stato grande. San Petronio poi è brutta. Dentro magari è carina, però fuori esteticamente è bella. Perché è piatta. Sì, ma è scassata. A me
piace proprio stilisticamente per piace. A me piace per quello, perché è incompiuta. Ma no, no, io non dico perché è incompiuta, dico proprio a livello stilistico, è brutta. Ma non puoi dire lo stile, non è fatto. No, dico fuori, da vedere la facciata. Ma non è fatta. La facciata non è finita. Come non è finita? No, cioè secondo te cos'è? A un certo punto deve essere dei quattro rombetti. Ma sapete che... Allora come una... Ma tu non sapevi, tu non sapevi che non ci fosse. Cioè, tu pensavi che avessero messo dei rombetti a caso? Io sì, cioè pensavo non fosse finita lateralmente, no, ma davanti. La parte sotto è marmo e poi non avevano più soldi e tutta la parte sopra ma è rimasta. Ma che sfigati, ma buttatela giù allora. No, che cazzo, no, davanti c'è il mattone nudo e di lato la vedete proprio tagliata. Ma è bella nella sua imperfezione. No, 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 anche se sì, è bello. È bello, è meravigliosa. Poi secondo me è una cosa bellissima di Piazza Maggiore, tra le altre cose, l'illuminazione che c'è di sera. L'hanno studiata molto bene e ci sono queste luci molto calde che non cercano di, di esasperare i monumenti come succede in certe città, invece lasciano tutto lì in un'atmosfera un po' calda, un po' intima, ed è bello, a me piace tantissimo. Tutta Bologna così, era tutto il centro di Bologna. Sì, sì, infatti, poche luci fredde. Ah, una cosa importante che mi è già capitato più volte, ero in centro, beccavo dei turisti e mi chiedevano dov'è la casa di Lucio Dalla e io non lo so. Come è in via di c'è una via che c'è scritto Lucio Dalla, via da Zeio, ma non trovavo la casa. È pieno di adesso, no, la casa è più non la trovavo. Una volta ho accompagnato, c'erano anche i miei cugini a visitare Bologna e l'abbiamo cercata mezz'ora. Ma scusa, ma poi adesso ci sono tutte le illuminazioni con le strofe di Lucio Dalla? Lì, non capivo. C'è un'ombra gigantesca di Lucio Dalla, un disegno di Lucio Dalla che suona al. Però non si entra da lì, è fuorviante. Comunque è la terza volta che provo a dire che una delle cose più belle di Piazza Maggiore è quel che sento ogni tanto. Ci sono degli altoparlanti che fanno un suono per far scappare i piccioni. Comunque ci sono tante cose da vedere, ci sono le torri. Non ci sono mai salito. Neanche io. Come no? No. È perché se non ti laurei. Torre, io sono arrivato tre volte alla cassa, mi hanno chiesto 2 euro e sono andato via. Ma cosa stia facendo con il salato? Non lo so. Questo qua l'ha mai salito sulla torre. Però io vorrei. Ma come posso dire? Ma perché posso dire che la tradizione dice che se tu sali sulle due torri, sulla torre di Asinelli, non ti laurei. Ma io non l'ho mai fatto, non perché ci creda, per una questione di lo voglio fare quando mi laurei. Ah, pensavo di coerenza, nel senso lui sa che non si laurea e quindi non ci sale perché se comunque no... Comunque un giorno ci salirò se non mi laureo, no, però... Te sono delusissimo, ci sei spacciato come bolognese, bologna... Però è salito su altre fake bologna. È una questione di sei mai stato allo stadio? Sì. Ah, beh, a me lo una cosa... Come anche non fare Piazza Maggiore in diagonale. Io non l'ho mai dicono che non la puoi fare se no non ti laurei. Oppure non puoi andare a San Luca con la tua ragazza perché se no non ti sposi. Andiamoci allora. Sono tutte queste cose che non ci credi, però alla fine un po' le rispetti perché... Però ragazzi, secondo me per essere un vero bolognese devi essere andato una volta allo stadio, una volta a San Luca, una volta a vedere la Fortitudo, la Virtus. Preferibilmente la Fortitudo. Non hai mai visto la Fossa dei Leoni? No. È una cosa, una delle cose più belle che abbiamo. La Fossa dei Leoni. Io da piccolo ho giocato contro la Fortitudo. Ma Tommy è virtusino. Io sono virtusino. E parla della Fossa dei Leoni. Però io sono andato a vedere il derby. Capite qua che c'è del fake. Però io volevo dire una cosa, che siamo veramente degli architetti di merda qua a Bologna. Ma perché anche la Garisenda è storta? Cioè non abbiamo finito San Petronio. Ma perché sono zone la Garisenda cioè, capito ma c'è una storia ma non molto antiche la storia scusa, ceduta, sono molto antiche scusa guarda Pisa la torre di Pisa l'hanno finita si è smossa subito tra l'altro non so se sapete che la Sinelli dicono che si sia presa una bordata di cannone e non era la torre più alta vero? La Garisenda era... doveva essere più alta perché doveva essere più alta fondamentalmente nell'antichità le famiglie bolognesi avevano quelle potenti costruivano una torre e la torre più alta apparteneva alla famiglia più potente. Quindi tutti cercano di avere molto da Cesare possibile. Comunque questa è la sindrome dell'uccello grosso che anche questa signorina no perché noi bolognesi abbiamo Bologna nell'antichità era piena di torre la torri possiamo fare un appello alla Ubisoft di fare un Assassin's Creed a Bologna poi vabbè ci sono anche i colli cioè qua abbiamo i colli allora sono un punto a favore di Bologna perché passi i colli sono comodi perché quando la tangenziale è bloccata fai i colli però sono anche un po' un respiro un polmone che puoi evadere un po' il caos quotidiano e andare in 5 minuti ti sembra di essere da tutt'altra parte a me colpisce sempre quello fai 10 minuti di macchina e ti sembra di essere nel nulla che poi i colli saranno anche se è uscito con la ragazza è andata bene e dici cosa facciamo andiamo sui colli buio pesto morsi esatto, nei boschi buio, consiglio a me è successo una cosa molto strana ad accoppiati no ero a Monte Donato è sui colli io ero con dei miei amici silenzio più totale sentono in lontananza delle urla per 5-6 minuti urla di due persone
Orgasmi, Nick, orgasmi. Ma forti, ma forti. Com'erano? Erano wild. Ma forti. Poi cosa avete fatto? È scattato. E niente, un po' di imbarazzo e dopo sono finite. Mi raccomando, voi che andate sui colli a fare queste cose, raccogliete le protezioni, sì, perché è vero, non sporcate, ogni tanto le trovi in giro. Ma in generale, ma sì, non sporcate i colli. Ma tutto non sporcate. Non sporcate neanche Bologna. A proposito di Bologna, la città, se la volete vedere un po' dall'alto e siete turisti, Google Maps. No, no. Molto facilmente potete arrivare a San Michele in Bosco. Bello. Da lì, il posto preferito di Bologna. Avete il panorama della città e ci mettete veramente 5 minuti perché è poco distante. Però se dal glielo centro. Dici, non ci va nessuno. Se glielo dici, ci vanno tutti. Quella è una roba, è la classica cosa che fai scoprire ai fuorisede. Proprio... E dopo vanno solo lì. Ma tipo, va, e dopo vanno a studiare. I fuorisede hanno una foto a San Michele in Bosco. A fumare le canne e a bere la birra. Sempre lì ci sono altri due posti che sono tra i miei preferiti a Bologna. Ma scusate, ma perché? Ho pensato, cioè, noi stiamo dicendo i posti più belli, ma sarebbe bello anche, scusa se ti ho interrotto, però scusa, rilanciare i posti brutti, tipo Bolognina, Via del Guasto, Pilastro. Bolognina è, cioè, bella. San Donato. Tipo, se voi fate un giro nel Pilastro, comunque avete quella sensazione di Bronx che magari qualcuno entra. No, è vero, tipo, se siete bravi a giocare a basket, piazza dell'Unità, e ci sono sempre i filippini che giocano a basket. Ecco la tendra. Uno vuole sfidare, Allora, se volete sfidare i filippini, andate a Piazza dell'Unità. Esatto. Se volete sfidare i cinesi, sono ai Giardini Margherita. Se volete avere paura della notte, andate alla barca, anche lì ci sta. Beh, poi se volete vedere la Ducati, Borgo Panigale, Panigale. C'è roba anche intorno alla fine. A San Lazzaro c'è Gianni Morandi. Esatto. Ma adesso... sempre lì. Ciao Gianni, sono a San Lazzaro, ci vediamo. Poi c'è anche lo studio di Vasco. Veramente? Nel Mazzini c'è lo studio di Vasco. Sì, ma non c'è mai. Sa faccia e fa le storie a volte. È una strada che noi facciamo sempre. Sì, cioè, dico sai che comunque lui passa 300 giorni all'anno più o meno in ospedale. Quindi se tu non metti i 50 in cui non c'è, magari. Domanda importante: dove andare a mangiare? Wow. Ma io stavo dicendo i miei due posti preferiti. Ma quali sono? Ma sarà la Games Workshop? No, è tutto lì a San Michele in Bosco. Cioè, San Michele in Bosco, che potete vedere tutto il panorama. C'è il vecchio reparto di non so cosa, dove c'è questo corridoio lunghissimo. Dove se vi mettete in fondo, vedete dalla finestra la torre degli asinelli enorme. E se vi avvicinate, saranno 200-300 metri, diventa piccolissima. Sì. Esattamente sopra San Michele in Bosco. Esatto, quindi lì. Una volta che siete lì potete andarci, perché sono proprio di fianco. Sì. Tu Nelson sei queste cose perché sei rotto molte ossa. Mi ci ha portato Human Safari. Ma come? Io stavo per dire, Ma io non giro Bologna, ragazzi. Ma come possiamo? Dove andare a mangiare? Esatto. Osteria della Tigre. No, no, allora, non facciamo pubblicità. Non facciamo pubblicità, perché allora, ci devono pagare. Io dico, secondo me nel pieno centro storico... No, alle osterie. Alle osterie. Alle osterie in generale. Ci sono un sacco di posti che sembrano delle trattorie antiche e sono delle turistate terribili. Sono delle osterie da turisti. Buona secondo antica. Me dovete diffidare dai posti dove fanno il sugo alla bolognese, perché a Bologna un ristorante che espone la scritta sugo alla bolognese è da boicottare. Boicottare. È solo per turisti. Perché sono per turisti. Magari dei piatti. Beh, i piatti. La cotoletta alla bolognese, le tagliatelle al ragù, le lasagne, brodo. Gramigna alla salsiccia. Gramigna alla salsiccia. Poi vabbè, crescentine anche. C'è la tempura di gamberi. No. Abbiamo degli ottime catene di fast food, catene di ristoranti cinesi. A me piace, vedi, però mi piace perché io scusa, la cucina bolognese la mangio a casa. Bravo, bravo. E io non ho i genitori bolognesi. A questa nuova modernizzazione di Bologna. E quindi giustamente ti consiglio. L'argentino buono, ci sta. C'è il coreano buono. Coreano, c'è un nuovo coreano buonissimo. Bologna ultimamente sta diventando una meta turistica gigante, perché ci sono tutti i voli che arrivano all'aeroporto. E secondo me un pochino, al di là dell'indotto che fa bene all'economia eccetera, un po' la città si sta turisticizzando. Sì, e io un po' sta cosa la soffro un pochino. Mi fa piacere vederla visitata, però sono geloso. A livello turistico Bologna secondo me è figa, perché non servono tanti giorni, quindi in un weekend te la vedi e te la giri a piedi tranquillamente. Sì, è vero, quella è comoda. Tutta a piedi. Poi comunque, io la sconsiglio magari ad agosto, perché il clima è veramente torrido. Cioè stare in centro ad agosto è veramente tosto, perché devi andare in giro prima della fine delle scuole o subito dopo. Quindi secondo me maggio è top, perché ci sono le pagelle, non escono i ragazzini. Se c'è un mese dove non venire a Bologna, quello è agosto. Dove poi magari è così in ogni città d'Italia. La gente ha le ferie. Sì, però non so perché. No, la città è deserta. È caldissimo, è afoso. Però non c'è nessuno. Il clima è veramente. Però è un nessuno proprio da far west. Cioè. Vabbè, l'importante è visitarla. Venite perché Bologna merita, è una città meravigliosa. Viva Bologna, viva i bolognesi. E forza Fortitudo e forza Bologna. Come forza Fortitudo? Se non sbaglio, da quest'anno poi per la prima volta
città da quando forse siamo piccoli, cioè Piazza Maggiore senza lavori in corso. Credo sì, ma aspetta che tra poco tempo che esce il video hanno rifatto la faccia, hanno sistemato San Petronio, hanno sistemato l'hanno finito. No, infatti è assurdo, cioè, c'è stata la facciata coperta per dei mesi e mettete del plexiglass, la cosa che non sanno a casa è vero che molto spesso alcuni monumenti di Bologna vengono completamente ricoperti, hanno fatto una ristrutturazione in anni, ne coprivano uno e lo facevano, poi ne coprivano un altro e lo facevano, ma è anni. Ma io lo so il motivo, perché quando lo fanno poi mettono una bella pubblicità pagata bene, quindi lo fanno per quello, per tirare su farlo la cassa. Ecco, quella è una roba brutta, che è pieno, adesso hanno bombardato di pubblicità la parte dove c'è il Nettuno e hanno messo sulla sala borsa mega pubblicità, quella è una roba un po' ma anche brutta, Palazzo Renzi, il Nettuno è stato coperto mesi, l'hanno tolto, è ancora nudo, cioè, comunque bello. Io però direi di dover fare anche, cioè ci dobbiamo sentire, come dire, in difetto per questo salotto, perché non abbiamo detto niente, no, io non abbiamo consigliato niente, ma tu hai detto non facciamo pubblicità, la gente vuole sapere dove andare a mangiare, vabbè, ma ok, si può essere specifici anche, abbiamo mosso una curiosità. Andate al Pellegrino, ci vado da quando sono piccolo, la bollina della tigre è buonissima. Vai al Pellegrino. Io da quando sono piccolo. Ma ragazzi, ma il Pellegrino è di un mio amico che faceva nuoto con me. Ah, sì? Sì, trattoria al Pellegrino, buono. Poi vabbè, c'è la Osteria della Tigre, Cesare Cremonini. E anche il forno Antica Bologna. Ciao forno Antica Bologna. E dopo Luna da ciao Alex. Arancini. Sabor latino. Sabor latino. Sabor latino. Sabor latino, il club sandwich più buono di tutta Bologna. Sabor latino è un baracchino sui viali. Miglior che Babbaro Babilonia. Va bene, che Babbaro. Se volete sapere dove trovare Nelson quando mangia il sushi umami. Dai! Vi salutiamo. Arrivederci. No, ringraziamo il comune di Bologna che ci ha permesso di fare questo video. Allora è vero. Facendoci nascere a Bologna, esatto. No, io vorrei dire, se vi becco a parlare negli archi, quelli dove senti, vi meno. Anche perché lì ci fanno la cacca e piccioni. Ci vedremo nell'episodio 2 di questo salotto sponsorizzato dal comune di Bologna. Speriamo. Arrivederci a tutti. Ma che figura di merda su San Petronio. Ma troppo. Ma pensavo, ma io sapevo veramente. Io non ho mai fatto arte in vita mia. Ma non serve fare arte. C'è cazzo, cioè, c'hai i mattoni lì. Com'è possibile che uno abbia deciso di lasciare i rombetti tutti? Ma potrei, ma che ne so. Ma che stile dove, cioè che cos'è? Sapevo lateralmente, ma frontale non gli hanno fatto fare la faccia. Guarda, mettiamo del bel. No, infatti mi faceva schifo. Quella facciata lì in realtà doveva essere il lato corto. Non era la faccia. Ah, era dall'altra parte. Sì, è stato un progetto proprio completamente modificato. Vabbè, adesso andiamo a fare